L'antitrust torna a bacchettare enti locali e aziende di gestione per l'interpretazione restrittiva della disciplina che regola la facoltà per le utenze non domestiche di affidare i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico. Nel parere reso in risposta a una segnalazione di Unirima, Associazione Nazionale dei Produttori di Macero, e di 4 aziende venete associate, l'autorità garante della concorrenza e del mercato ha infatti valutato come anticoncorrenziale la lettura data dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, dal gestore pubblico Veritas, del regime tariffario introdotto dal decreto legislativo 116 del 2020. Secondo la GCM, infatti, l'indicazione dell'ente d'ambito, fatta propria dal gestore veneto, di garantire la totale esenzione della parte variabile della tariffa alle sole utenze non domestiche che conferiscono tutti i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio e di riconoscere riduzioni proporzionali alle quantità avviate al solo riciclo, è idonea a privare di effettiva cogenza la facoltà riconosciuta alle utenze non domestiche di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, assicurando per contro al gestore una ingiustificata estensione della propria privativa. Per l'antitrust, che sul punto cita anche ARERA e una circolare di chiarimento del Ministero dell'Ambiente, le aziende hanno diritto a riduzioni proporzionali della tariffa per i propri rifiuti urbani conferiti in tutto o in parte al di fuori del servizio pubblico, a patto che dimostrino di averli avviati al recupero e non al solo riciclo, come invece sostengono Consiglio di Bacino Venezia Ambiente e Veritas. In particolare, che cosa dice il parere? Che si interroga sulla ratio del decreto legislativo 116 e dice che la ratio è quella di ampliare lo spettro delle operazioni di gestione dei rifiuti che giustificano una riduzione della TARI, che non si basi esclusivamente sul riciclo, tenendo altresì conto del concetto di recupero, al fine di incentivare tutte le operazioni rientrante in tale più ampia categoria. Nella risposta alla segnalazione di Unirima, la GCM torna quindi a sollecitare un auspicabile intervento dirimente da parte del legislatore sul tema della TARI per le utenze non domestiche, dopo averlo fatto già a giugno nelle segnalazioni al governo per la nuova legge annuale sulla concorrenza. Segnalazione che il governo non aveva tuttavia recepito nella proposta di legge attualmente allo studio del Senato. Non solo, ma le nuove misure allo studio di Palazzo Chigi nell'ambito della delega fiscale rischiano di rendere il quadro addirittura più complicato. Stando alle bozze del decreto legislativo sui tributi locali circolate negli ultimi giorni, infatti, l'esecutivo punterebbe a una razionalizzazione della disciplina tariffaria in materia di rifiuti, con l'abrogazione dell'articolo 238 del testo unico ambientale e il raccordo della disciplina all'articolo 1 della legge 147 del 2013 che ha introdotto la TARI. L'intervento necessario a ricomporre un disallineamento che negli ultimi anni ha generato non poca incertezza cadrebbe però al tempo stesso come una scure sulla disciplina per la fuoriuscita dal servizio pubblico prevista dal comma 10 dell'articolo 238 del TUA, lasciando alle utenze non domestiche la sola possibilità, già prevista dalla disciplina sulla TARI, di chiedere riduzioni in proporzione alle quantità di rifiuti urbani avviate esclusivamente al riciclo e non al recupero, un ridimensionamento dell'attuale regione nella direzione opposta rispetto a quella indicata e auspicata dall'antitrust.